Vengo ad augurarvi il buon Natale e felice anno nuovo 2010. Attraverso lo sguardo a questo obiettivo vorrei dare uno sguardo a ciascuno di voi, cari confratelli, care piccole suore missionarie della carità, consacrate secolari, movimento laicale, amici e benefattori della piccola opera della Divina Provvidenza. Buon Natale! Il Signore è in mezzo a noi e quindi ogni speranza, ogni pensiero lieto trova casa nel nostro cuore. Il Natale ci invita ad attaccarci al Signore, a guardare a Lui, ad orientarci a Lui. Sappiamo che stare con Cristo significa stare con l'albero della vita. Egli, infatti, è un albero di vita per chi a Lui si stringe. E non è una simbologia solo, è l'albero di vita, è il cero pasquale a cui la nostra vita si attacca. Precedimi, diceva Don Orione, precedimi, colonna di luce, albero di vita, speranza unica, dimmi quanto mi ama Gesù. Il Natale sia questo, ricordare quanto ci ama Gesù e contribuire con la nostra piccola opera a far conoscere a tante persone, mediante la parola, il Vangelo, i sacramenti e le opere di carità, far conoscere quanto ci ama Gesù. Buon Natale e felice anno nuovo 2010. Thank you.